da parte nostra una visione attraverso Goldoni e Mozart, secondo Strehler, di tutto un mondo di civiltà attuale e storico, che è una dimensione che oggi manca completamente. Scegliere qualcosa, meditare, studiare, pensarci, goderne e rifletterle sulla propria vita e anche sulla propria cultura e anche su quella degli altri. Strehler è risultato in questo un personaggio centrale, ancor più di quanto ci aspettassi. Anche quelli che come me hanno seguito decine, direi centinaia di prove, è un'amicizia. E io ho segnato degli appunti perché vorrei soltanto dire, se riuscirò, quello che è utile in questo momento dire, che ripeto, sono cose in vista di qualcosa che dalla nostra mostra dovrebbe nascere. Oltre a ringraziarti per questo lavoro, perché tra poco, insomma, partiremo invece con un lavoro simile in università, dove dedicheremo un corso con gli studenti, è proprio il lavoro di Strehler. Purtroppo, per ragioni non conciliabili, la mostra chiude e quindi i miei studenti non potranno vedere questo bellissimo lavoro e rendersi conto di tante cose che non hanno avuto occasione di vedere, ovviamente, gli spettacoli, i materiali, i costumi. Però questo forse viene a avvalorare le tue parole, a valorare anche il lavoro di tutte le persone che qui hanno dato molto, perché si tratta veramente di una partenza, no? Partiamo adesso con questo lavoro che è stato fatto per, certo, provare ad aprire e a insegnare chi era Strehler, che cosa ha fatto, perché abbiamo fatto una mostra su di lui, perché lo abbiamo ricordato, perché al Piccolo Teatro c'è una sala che si chiama Giorgio Strehler, perché c'è un teatro che è dedicato a lui, e questo secondo me è un bel segno, cioè partire da un'iniziativa così importante che però, come hai detto tu, non si conclude, anzi da figlio. E mi fa piacere anche ricordare che su Strehler in questo periodo è stato fatto veramente tanto. Il Piccolo lo hai già ricordato, ha fatto un grandissimo lavoro, una mostra diversa ma altrettanto interessante nel foyer dello Strehler, ovviamente limitata al lavoro di Strehler al Teatro di Prosa, ma l'altro giorno ho ricevuto un libro che è stato da poco presentato e che ha riletto la regia e il lavoro di Strehler sull'opera da tre soldi di Brecht a fumetti, è un libro che ha avuto anche una sua fortuna. È stata fatta a Novara un'altra mostra altrettanto singolare, piccola, dedicata ai primi anni del lavoro di Strehler, che proprio in quella zona ha mosso i primi passi ancora prima di arrivare ovviamente alla fondazione del Piccolo Teatro. E voglio anche ricordare, sempre per dire come il volano della mostra a ruga è servito, che l'anno prossimo partiamo anche con un altro importante elemento, un altro importante tassello, che sono i 100 anni dalla scomparsa di Grassi, e di questo l'università se ne si occuperà, della nascita, cioè scomparsa poi della nascita di Grassi, 1919, e anche da questo, insomma, ci sarà occasione di riflettere, perché come abbiamo visto poi questi spettacoli, molti fra questi spettacoli nascono proprio nel periodo di Grassi. Quindi no, siamo propositivi e pensiamo al futuro, perché credo sia un dovere, dico una banalità, mantenere, non vivo il magistero di Strehler, proprio mantenere viva la sua arte e la sua conoscenza delle cose che ha fatto. Però poi, tutto questo sapere deve anche andare al di là, diciamo così, delle nicchie degli studiosi,
o anche delle aule universitarie, no? Cioè tutto questo sapere poi deve diventare vivo. Allora, queste fotografie, per tornare, questi oggetti, acquistano senso o ritrovano, se vogliamo, la profondità e lo spessore di senso che portano con sé solo se vengono accompagnati dal racconto, no? Cioè in questo momento questa mostra è particolarmente interessante per questo, non semplicemente perché è linea delle fotografie, questo lo possiamo fare, non si può fare abbastanza facilmente, non semplicemente perché riprende i costumi, che pure sono bellissimi, ma perché a tutto questo si accompagna in questo momento un racconto, che è un racconto rivelatore, che quindi è come un altro pezzo, in questo senso diciamo raccoglie, se posso permettermi, l'eredità di Strehler, per cui ogni spettacolo è un momento di rivelazione sempre, di rivelazione di senso, di rivelazione di senso di noi, del nostro presente, attraverso, no, come diceva poco fa Alberto, alla rappresentazione di un passato. Ecco, ognuno di questi oggetti diventa rivelatore nel momento in cui è messo in un contesto di racconto. Allora, da questo punto di vista, veramente io sono, cioè, raccolgo quello che dice Lorenzo sull'importanza di far sì che questa non sia semplicemente una mostra, cioè un evento, un tempo, uno spazio di esibizione che si chiude, ma che resti, che conservi l'elemento di laboratorio, non solo appunto sul fronte dello studio, diciamo così, accademico, ma cercando, io credo che questo sia importantissimo, un modo per continuare a rendere viva questa eredità, a renderla trasmissibile, a far sì che il sapere anche che andremo magari accumulando attorno come studiosi, come ricercatori, però non resti confinato, perché gli artisti lo portano già con sé. Non hanno bisogno di noi, cioè, questo è abbastanza evidente, cioè, gli attori, i registi e così via, la lezione di Strehler la portano dentro e la imparano comunque, diciamo, attraverso ciò che hanno potuto vedere, attraverso a loro volta magari altre trasformazioni. Invece come pubblico, diciamo così, come persone che amano, certo la bellezza passa sempre da sola, però aiutare a capire come è nata e perché è nata, secondo me, è un gesto assolutamente necessario. Allora, è bellissimo come si faceva il salto sopra. Vi faccio vedere come entrava Florindo. Ed è una musica, mi diceva Strehler. Tu fai un passo e attacchi. Grosso modo così. Ecco qua una... Ecco qua una insegna di osteria di Locando, non puoi fare questi quattro passi. A chi si rivolge? A il facchino. Il facchino è una parte, dirà una battuta, ma è importantissimo. E c'era un attore nuovo, anche lui, oltre Florindo, che ero io, nuovo a fare la parte, ed era Ernesto. E era giovane allora, entro con questo fardello enorme, un baule. Che dico che non posso mi e pesa che il massa, cioè le dico, rivolgendosi al padrone Florindo, che non ne posso più, pesa che il massa. E Florindo, è possibile che non puoi fare questi quattro passi, non sei adatto, l'avevo già detto, eccetera eccetera. E lì arriva Arlecchino che gli dice, Arlecchino in cerca di un piccolo lavoretto, tanto per sbarcare, per mangiare a mezzogiorno, che è sempre fame. Posso aiutare, dice Arlecchino, sì, e va sotto e prende sulle spalle l'esile Ferruccio Soleri, sulle spalle questo enorme fardello, e si sente, va giù rotolando dall'altra parte della pedana, si sente un rumore di ferragli, di cose fatte a vista, perché non so se qualcuno di voi si ricorda l'Arlecchino, si vede tutti gli attori che stanno attorno, si sente persino quando aprono una lettera, e c'è quello che fa il direttore di scena, eccetera, da un lato, che fa il doppiaggio del rumore, no? Con una tela, un telo, no? Un pezzetto di tela fa. Vabbè.
Adesso mi sto divagando e mi sto eccitando. Allora, a questo punto, per dirvi come Strehler lavorava, e dopo che Arlecchino ha portato via il facchino, fa così, no? Dice, la me paga, dice a Florindo. E Florindo gli dà, eccoti quattro soldi, la me paga, ripete, eccoti altri quattro soldi. La me paga, basta! E Florindo dà un calcio nel sedere al povero facchino, no? Il quale facchino, Ernesto, faceva, adesso son pagato, e andava via così. E stava, ma cosa fai? Perché piangi? Dottore, ho appena preso un calcio nel di dietro, è chiaro che... No, no, perché il proletariato anche una sua poesia, anche un suo umorismo. E allora, Gianfranco, chiama Gianfranco Maurica, buono per tutte le occasioni, fagli vedere come deve fare. E allora Gianfranco, la mi paga, eccoti quattro soldi, la mi paga, eccoti, la mi paga, basta! Calcio. E Gianfranco faceva, adesso sono pagato. E andava via a lei. E allora, perché Strehler, che era un uomo di sinistra, progressista, eccetera, spiegava che la povertà è sotto sotto le braci della rivoluzione. Siamo nel 600, la rivoluzione a fine 700, la francese. La povertà non è triste, non deve essere triste, deve essere anche sbeffeggiante qualche volta. Per cui non deve andare via conculcato, adesso sono pagato. No, adesso sono pagato e andato via.